Per questa mostra al Baluard ho pensato una cosa veramente diversa da tutte le altre. Ho pensato che in fondo i miei libri rappresentavano Plessy meglio di tutto, per cui il libro diventava una specie di viaggio attraverso tutto il mio lavoro, e ho pensato al piano terra del Baluard di costruire una specie di vetrine con dentro tutti i miei libri. Le vetrine però hanno il vetro sopra, naturalmente, e i libri non si possono vedere e crea una specie di frustrazione nello spettatore. Ecco perché ho pensato che al piano alto, in alto, si deve salire, e quando si sale in alto c'è una stanza del vento in cui un ventilatore reale muove un gigantesco libro virtuale dentro al quale c'è tutto il mio lavoro. Allora, tutte le mie opere non si vedono nei libri sotto, ma si vedono virtualmente attraverso questo mio lavoro, questa mia installazione, in cui i temi sono tipici del mio lavoro e soprattutto quello che un elemento naturale modifica un'immagine video, che è una filosofia di tutta la mia vita, è molto importante ed è uno dei temi classici del mio linguaggio. Questa mostra al Baluard celebra in effetti i 30 anni del mio lavoro, i 30 anni della mia presenza a Maiorca. Sono 30 anni in cui io ogni estate sono venuto anche 6 mesi a Maiorca per creare tutta una serie di progetti che poi avrei sviluppato durante l'anno in giro per il mondo, che non solo ha ispirato me, ma è stata il traino di tanti miei lavori sparsi per il mondo, da New York a Londra, a Parigi, a Berlino. Tutto questo lavoro gigantesco di questi 30 anni è in fondo costruito, nato e sviluppato in questa mia casa di Sant'Ani a Maiorca. Per cui, diciamo, questo rapporto che ci sarà tra il Baluard e Sant'Ani penso che sia per tutte le persone una chiave di lettura molto importante per capire e comprendere a fondo il mio lavoro. Io sono come un navigatore solitario, un navigatore che ha sempre vissuto nel mare in tempesta dell'arte, perché il mondo dell'arte, come il mare dell'arte, è sempre in tempesta. Però io sono attaccato a questo mio timone e so esattamente dove andare ad approdare. Questo per me è molto importante. Per me un'altra cosa importantissima è sempre il rapporto che c'è tra la tecnologia e la natura. La tecnologia ha sempre una luce artificiale, una luce che non ha niente di naturale, mentre invece la natura esprime con il proprio sentimento una luminosità diversa. Ecco perché il mio lavoro è sempre in equilibrio tra tecnologia e natura. E guai se la natura predomina la tecnologia o viceversa. In più noi dobbiamo sempre assolutamente dominare la tecnologia, perché se no sarà la tecnologia a dominare noi. Io mi sono formato naturalmente negli anni in cui l'arte povera in Italia faceva da padrona, per cui il mio lavoro è molto influenzato dall'arte povera, però con la tecnologia dentro. Per cui io credo sempre di essere come un alchimista, in cui di coniugare e di far convivere in maniera veramente assoluta gli elementi dell'arte povera come il ferro, il marmo, la pietra, il carbone, la paglia, con il cangiante elettronico. E con gli anni questi due aspetti apparentemente impossibili convivono perfettamente nel mio lavoro. Nel 71 a Ferrara, al Centro Video Arte, io ho fondato
una specie di movimento e la parola soprattutto videoinstallazione. Perché videoinstallazione? Perché io non sono un video artista, io sono un artista che lavora con il video, che è una cosa molto differente. E per me la spazialità, il luogo, l'ambiente è molto importante. Io non devo raccontare nulla, io devo soltanto creare un'emozione nello spettatore che entra dentro a una mia grande installazione. Ecco perché il sonoro, il visivo, l'ambiente, tutto fa parte integrante. È un'opera totale, diciamo. Non è della videoarte che è un cinema da poveri. Il mio è un lavoro molto più legato alla scultura, molto più legato alla tradizione pittorica, culturale italiana, però con dentro in fondo la tecnologia che la ravvive e la fa diventare un elemento assolutamente attuale.